Buon 1º gennaio! Allora, partiamo subito con questo video. Oggi vi farò vedere cosa ho cucinato ieri sera per quanto riguarda il cenone di Capodanno che avevamo amici a cena. Ieri sono partita con la preparazione del dolce perché è un dolce che comunque va messo sia nel congelatore che nel frigo ed è il dolce pan di stelle. Allora, ingredienti. Servono i biscotti pan di stelle o anche quelli similari come sto usando io in questo caso della Coop, la Nutella, il latte, le gocce di cioccolato e la panna. Come primo passaggio bisogna umidificare, diciamo in questa maniera, i biscotti all'interno del latte e fare il primo strato con i biscotti. Dopodiché con la Nutella vado a fare il secondo strato, tutto sopra i biscotti. E questo sarà il risultato finale della base con biscotti e Nutella. Dopodiché vado a montare la panna. Tanto c'è un casino di sottofondo, spero non sentiate. E inizio a fare gli strati con panna e biscotti. Potete fare quanti strati volete. Io in questo caso, dato che non eravamo tantissimi a cena, ho preferito fare due strati e basta. Quindi la base di Nutella e biscotto, panna, biscotti, un altro strato di panna e poi ho fatto infine la decorazione con le gocce di cioccolato. Quello sta insomma a voi vedere come la volete fare, come più vi piace, se no potete fare anche le mini porzioni magari in piccole ciotoline di vetro e vengono comunque sfiziose. È un dolce buono, veloce, semplicissimo. Io non sono molto brava per quanto riguarda, tra virgolette, l'estetica, perché non è che sono una scima. E con le gocce io, ad esempio, ho provato a scrivere 2019. Non è venuta proprio bella, ma vi assicuro che era buonissima. Dopo una piccola pulita del piano di lavoro, procedo con la preparazione dell'antipasto. Allora, ho deciso di fare una torta salata con spinaci, ricotta, formaggio e pasta brisée. Allora, innanzitutto, ho cotto gli spinaci in padella, come ben vedete, con un pizzico di sale e un po' d'acqua all'interno della padella. Ho mescolato ricotta, il formaggio con gli spinaci, amalgamato bene il tutto, steso in una teglia la pasta brisée. In questo caso ho usato questa qui dell'Esselunga. Sono andata a mettere tutto l'impasto all'interno, insomma, della base e ho ricoperto il tutto con un'altra pasta brisée. Io solitamente ne utilizzo solamente una, ma in questo caso ho provato a farla con due basi. E devo dire che è venuta molto buona, è venuta più a torta perché io solitamente faccio il rotolo. Eccola qua, ho fatto poi i buchini con la forchetta, ho messo un goccino di olio in superficie, messo in forno per circa 20 minuti a circa 120 gradi e questo è il risultato finale, è buonissima, ma che ve lo sto a dire. Ho iniziato anche a preparare qualche ciotolina sfiziosa con un po' d'affettato, un po' di formaggi da affiancare alla torta salata. Ed ecco il risultato finale. Questa è la torta salata che ho tagliato tutta a cubettini, insomma, a trancini. Ho fatto un piattino con tutti gli affettati, un piattino di mozzarelline e uno di formaggi vari. E questo è stato il nostro antipasto. Come primo ho preparato la lasagna. Qui ho allungato un po' di passata con il ragù. Ho utilizzato anche una mozzarella perché io metto anche la mozzarella all'interno della lasagna e ovviamente la besciamella. E ho iniziato a fare gli strati, quindi
ragù con la passata, lo strato di pasta sfoglia, insomma non di pasta sfoglia, di pasta fresca, ragù, besciamella, mozzarella e così via. Ho usato due confezioni di sfoglie, insomma, di fogli della lasagna. Ho un po' esagerato, però col fatto che era Capodanno ho cercato di abbondare, infatti è venuta una super mega lasagna altissima. Che oltretutto è anche avanzata e mangeremo oggi a pranzo. Ecco qua il risultato finale, venuta veramente buona. Questa è la tavola che ho preparato. E come secondo abbiamo fatto i costolicci, questi qui, che abbiamo preso sempre all'Esselunga, con questi filetti. E al secondo ci ha pensato Ricky, che ha voluto cucinare lui la carne, e se qualcuno si offre per cucinare io non dico mai di no. E questa era la nostra bella ciccina. Abbiamo affiancato anche le patate, ma purtroppo mi sono dimenticata di, insomma, di riprenderle. E nulla, siamo stati a casa tranquillamente, tra amici, abbiamo festeggiato. Samuele si è divertito tantissimo. Questa è una piccola clip che ho registrato ieri a mezzanotte. E nulla, mi faceva piacere condividerla con voi. Vi auguro buon anno a tutti e spero che sia un felice anno, insomma, per tutti. E ci vediamo al prossimo video.